In prima fila familiari, autorità cittadine, ma la chiesa di San Giovanni Bosco è subito diventata troppo piccola per contenere la presenza massiccia di amici, conoscenti e semplici cittadini che non hanno voluto mancare per l'ultimo saluto a Luigi D'Amato, l'ex presidente del Consiglio Comunale nonché cancelliere della sezione distaccata del Tribunale di Vittoria, è morto giovedì all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trovava in coma farmacologico. Una chiesa che ha quindi faticato a contenere la gente, molta della quale è costretta a rimanere fuori. Nel corso dell'omelia è stato ricordato la figura di un uomo lineare e corretto nei comportamenti, e che anche in politica ha saputo farsi apprezzare dagli avversari. Un amico, dunque, una persona di cui potersi fidare e che in chi lo ha conosciuto lascia un vuoto incolmabile. Il libro della Sapienza ci ha detto qual è il punto di vista della fede nella realtà della morte. L'uomo giusto trova la pace, e l'uomo giusto è certamente, noi lo possiamo dire del nostro caro Luigi, che è stato un uomo giusto nei suoi comportamenti umani, nei suoi comportamenti sociali, nei suoi comportamenti familiari. Ma la giustizia a cui si riferisce il libro della Sapienza è qualcosa di più di una giustizia soltanto umana, che già è una cosa importante e di cui vogliamo ringraziare per l'esperienza che abbiamo fatto con la e per l'esempio che ci ha dato Luigi. Ma qui si parla di un'altra giustizia. Il giusto della Bibbia è l'uomo di fede, è l'uomo che ha creduto, è l'uomo che si è affidato al Signore. E anche questo lo possiamo dire del nostro caro Luigi. E lo dobbiamo dire di tutti noi. Il giusto è l'uomo di fede. E noi siamo qui a celebrare questa giustizia che ci viene dalla fede. Ma la nostra fede è però anche tante volte fragile, anche tante volte debole, davanti alle difficoltà, davanti alle tribolazioni della vita. Per cui siamo qui anche per chiedere al Signore che aumenti questa nostra fede, per chiedere al Signore che ci dia un supplemento di questa fede. Noi crediamo che Cristo è risorto e noi crediamo che anche noi risorgeremo con Lui e crediamo che...